Ciao ragazzi, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto sul mio canale e su Raft Survival. Allora ragazzi, l'ultima volta che ci siamo visti avevamo iniziato a fare la nostra casupola. Questa casupola mancano un po' di cosucce, adesso andremo a prendere un po' di cosuccine. Ok, vediamo un attimino. Intanto io ho recuperato un po' di cose, ho fatto un po' di recuperato un po' di materiali. Allora, ho iniziato a allargare un po', ragazzi, per un motivo, perché adesso incominceremo un attimino a intanto raccolgo ancora un po' di materiale. Voglio fare un magazzino, perché ragazzi, purtroppo mi serve tanto materiale e purtroppo di materiale ne abbiamo molto poco per costruire, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda la storia, per adesso, la storia non c'è ancora, quindi non so ancora bene. Ieri, oltretutto, il pistolozzo qua, il nostro amico che chiamerò Ringhio, ci ha praticamente massacrato questo pezzo e l'ho dovuto massacrare un po' di infilzate, però non è ancora morto. Oltretutto il nostro Ringhio l'ultima volta ci ha anche morso il piullo, se vi ricordate, quindi vediamo un po'. Io spererei di riuscire a... Ok, allora, intanto ragazzi facciamo così, cominciamo a prendere questa. Siamo in carenza d'acqua, sì, è vero, siamo in carenza d'acqua, quindi l'unica cosa che possiamo fare adesso è fare un'altra di queste, che noi la metteremo praticamente qui, per forza. Così, la giriamo così, perfetto. Dobbiamo metterli, tanto c'ho l'altro bicchiere che ce l'abbiamo a parte nell'inventario. Inventario, il bicchierozzo, eccolo qua. Chiudiamo. La botte nostra è questo, perfetto. Qua c'è un'altra botte che è da raccogliere. Vedete, raccogliamo un po' di ok, allora prendiamo il nostro secchio, andiamo a riempire l'acqua e mettiamogli subito l'acqua qua dentro, perché abbiamo bisogno. Intanto beviamo un attimo questo, perché abbiamo bisogno di acqua. Una cacca puzzolente, dobbiamo fare un altro bicchiere. Partiamo, perfetto, e mettiamo qua. Ok, dobbiamo prendere un'altra volta. No, ok, mettiamo la legna. La nostra legna, e qui siamo a posto. Tu sei mia, anche tu, perfetto. Ok, ieri ragazzi ho pescato un pochettino. Dobbiamo vedere di riuscire, aspettando la pioggia, che si riempia questo di acqua, perché se no ragazzi qua non andiamo bene per niente. Allora, intanto ragazzi, io farei questa cosa qua. Incominciamo con delle pareti che metterò qua. Sì. Ne metterò una, la metterò qua. Qua faremo l'entrata e andiamo di qua e chiuderò qua, esattamente
metterò una finestruola. Allora, qua no, qua sì. Lasciamo qua e mettiamolo, mannaccia la miseriaccia qua. Ho fatto una cacata però, perché è qua che devo chiudere. Così. Allora, qua facciamo un'altra entrata. Allora, intanto devo tirare via questo. Ok. Andiamo a mettere, tanto qua mettiamo le due finestre, ma quasi quasi io di finestra ne metterei un'altra. Ma no, lasciamo così, ok. Adesso andiamo a prendere questo e prendiamo queste. Ne mettiamo questa, la mettiamo qua. E ragazzi, questa la mettiamo qui, così almeno qua abbiamo il nostro magazzino. Andiamo a vedere se possiamo mettere le finestre, ma non ancora, ragazzi. Mannaggia la miseriaccia, non possiamo ancora perché non abbiamo ancora sbloccato le finestre. Allora, però, io volevo provare, ragazzi, a vedere se è possibile mettere la scala. La mettiamo qua. Allora, così non va bene. Ma così può andare bene. Perfetto. Come potete vedere, così abbiamo la scala per andare al piano di sopra. Dobbiamo intanto, no, facciamo così e così. E mettiamo un altro pianerottolo e lo mettiamo qui, perfetto. Perfetto. Così poi vediamo un attimino. Allora, intanto prendiamo questo. Porca di quella miseria schifosa! Ah, mi ha massacrato la casa, sto pirla, rimbecillito. Allora, piattaforma. Qua. Poi abbiamo le pareti da mettere. Mannaggia la miseria, oh. Allora, pareti da mettere, mettiamo la parete. Dov'è? Così, così. Allora, parete da mettere. Qua, lì, una e due. E adesso dobbiamo mettere per forza, ragazzi, niente, dobbiamo fare il martello perché non crafting, ok, perfetto, e un soffitto, così, perfetto, ok, qua ci siamo. Adesso abbiamo sbloccato altre belle cosucce, però, perfetto, andiamo a prenderci subito un po' di cosucce, visto che ce le abbiamo qua. Lui si avvicina, sto squaletto bastardozzo mi ha massacrato un pochettino la casupola. Ok, molto bene. E qua abbiamo casa nostra, come potete vedere. Dobbiamo ancora mettere, allora così, non mi ricordo se era quella giusta, ma comunque va bene. Così e così. Non abbiamo più linea. Qui, come potete vedere, ragazzi, faremo poi anche un piano di sopra, ma voglio poi vedere un attimino come gestirmi la cosa. Intanto lei qua si sta facendo
fammi vedere. Non so se si sta riempiendo. Allora, raccoglierò un po' di cose e poi ragazzi, vediamo perché ci saranno poi anche delle isole, però il problema è che non sta andando avanti un po' piano piano la cosa, eh. Allora, vediamo se qui l'acqua c'è. Allora, prendiamo un altro bicchiere, lo craftiamo, ce l'abbiamo qua, facciamo 6. Allora, se noi mettiamo 9, non ho capito. No, non mi fa. Non ho capito che cazzo sta succedendo. Non lo so. Allora, intanto ragazzi facciamo una bella cosa. Guardiamo un attimino di finire il nostro ambaradan. Comincia a scarseggiare un po' adesso, eh. Ok, allora ragazzi, siamo un attimo qua. Prima di tutto dobbiamo mangiare perché allora andiamo nell'inventario e mettiamo un pesce, lo mettiamo qua al posto di sto bicchiere e mettiamo la patata. E la lancia la mettiamo qua nel 2. Ok, adesso dobbiamo andare a mettere il pesce, lo mettiamo qua, poi mettiamo qua e basta perché abbiamo un pesce solo per adesso. Quindi intanto ci mangiamo una bella patatofora che però ragazzi ci toglie un bel po' di acqua, quindi dobbiamo andare a mettere il bicchiere qua, beviamo, lo posiamo, ok, beviamo anche questo, lo beviamo, purtroppo tutte le volte ragazzi dobbiamo fare questa cosa, prendere il pesce, quindi facciamo così e ci mangiamo il nostro pesciato. Così, ok. Quando è pronta l'acqua andremo a prenderci la nostra acqua. Adesso dobbiamo intanto recuperare ancora queste due botti. Perfetto. E così almeno vediamo di recuperare un po' di materiale per andare avanti a finire lì. Così piano piano sblocchiamo anche tutto quello che c'è da sbloccare. Perfetto. Allora, prendiamo il nostro martello, andiamo a fare ancora questo, che ne possiamo fare ancora almeno due, li possiamo fare, perfetto, perfetto, ok. Allora, andiamo a vedere cos'altro abbiamo sbloccato. Abbiamo sbloccato delle colonne che non servono, però questo, ragazzi, a noi ci serve. A noi questo ci serve. Allora, questo è un barbecue, barbeculo. E io, ragazzi, stavo pensando di mettere poi dove faremo la cucina. Intanto dobbiamo poi andare a fare una pescatina perché, ragazzi, sennò qua rimaniamo nella M più totale, quindi 8, andiamo a farci la pescatina. Vediamo un po' quanti bestioni riusciamo a prendere.
dobbiamo cercare di tenerlo nel cerchio e dopodiché cliccare quando diventa verde. Eccolo qua. Quando il cerchio si restringe man mano, quando diventa verde, noi clicchiamo la seconda volta e automaticamente riusciamo a prendere il nostro pesciolazzo. Teniamolo nel cerchio, quando diventa verde, eccolo qua. E due. E ne abbiamo presi due. Però, ragazzi, qui i nostri pesci occupano. Vediamo se me li sovrappone. Sono di due specie diversi, magari le stesse specie me li sovrappone. Teniamolo lì, come diventa verde, merda. Perché non l'ho fatto? L'ho perso, ragazzi. Eccolo qua. Ah, questo è piccolino. Ok. Allora, intanto andiamo a mettere un pesce. Lo mettiamo qua e un altro pesce, che è quello lì, lo mettiamo così, mettiamo la nostra. Andiamo a prendere subito sta cassa prima che la perdiamo, perfetto. Ok, molto bene. Allora, beviamo subito qua la nostra acqua. Perché ne abbiamo un disperato bisogno, ragazzi, perché sennò siamo nella M più totale. Molto bene, adesso siamo già a un buon punto. Mettiamo la nostra legna. Purtroppo, ragazzi, all'inizio è noioso e infatti, mannaggia la miseria, abbiamo perso anche il secchiello. Ok, possiamo anche andare a metterlo qua così. Andiamo un po' più avanti, prendiamo l'acqua, mettiamo dell'acqua qui. Intanto piano piano recupero anche un po' di materiale. Ok, intanto lui va avanti. Andiamo di qua, facciamo il nostro giro un attimo e raccogliamo. Dov'è finito lì. Due volte sono passate, due volte non l'ho visto. Il pesce è pronto e noi lo possiamo anche andare a prendere, così almeno e facciamo che mangiarcelo, e questo ci carica un bel po', ragazzi, come avete potuto vedere, come avete visto il pesce. Adesso ne abbiamo ancora uno, che facciamo che far così. No, ho sbagliato. Inventario, eccolo praticamente. Almeno si cuoce. Prendiamo questo di materiale. Andiamo a mettere, ragazzi, le pedane lì fuori. Mancano ancora due pedane. Quindi così mettiamo due pedane qua fuori, perché almeno così due, ce ne vanno tre, non so se ce la facciamo, sì, ce la facciamo, ne mettiamo ancora anche di qua, non ce ne. Ok, almeno mi ripara un po', se mal che vada mi rompe una pedana, non mi rompe poi tutto l'ambaradane. Allora, tu sei mio, tu anche sei mio. E intanto facciamo così, vieni qua, bella botticella mia. Perfetto.
Adesso all'inizio, ragazzi, diventa un po' noiosetta la cosa, però piano piano vedrete che faremo delle belle cosucce tutti quanti insieme. Dobbiamo poi riuscire appena possiamo che siamo, allora si incomincerà a viaggiare. Inizieremo a viaggiare, inizieremo a trovare delle isole, inizieremo anche a raccogliere la terra. Allora, intanto ragazzi, fatemi vedere una cosa. Ci abbiamo sbloccato qualcosa, ma manco per il pisellozzo. Noi siamo a livello 14, dobbiamo arrivare a livello 15. Ok, allora, il laboratorio, io direi di farlo qua dove c'è il magazzino. Il laboratorio. Perché io volevo fare la cucina. Anche quindi possiamo anche fare una cosa, tirare via questa e fare due stanze qua. Da una parte facciamo la cucina e dall'altra facciamo la camera da letto, volendo. Si può fare anche in questa maniera. Però io la camera da letto magari, ragazzi, la facevo su. Allora, facciamo così, guardate. Qui facciamo un laboratorio e la cucina, quindi ci facciamo l'angolo cottura. Intanto dobbiamo fare così. Allora, andiamo a craftare una cassa che manca il tessuto. Ok, andiamo a vedere che forse ce l'abbiamo. No, qua non ce l'abbiamo, ma forse ce l'abbiamo qui. Forse. Neanche ce l'abbiamo qui. Il tessuto non c'è, però ragazzi possiamo poi fare delle corde. Allora, intanto dobbiamo liberare un pochettino, quindi facciamo che palle. Ok, abbiamo fatto le corde, perfetto. Andiamo qua un attimo e mettiamo via una. 2 tessuto ne abbiamo, poco ma ne abbiamo. Ok, come potete vedere abbiamo anche una lanciarazzi, purtroppo però la lanciarazzi non funge, cioè non può funzionare. Ok, qua ci siamo, questo lo mettiamo qua. Ok, perfetto. Poi io voglio mettere tutto separato, ragazzi.